L'esercito dei coscienti. Sulla superficie del mondo ora c'è guerra e violenza, e le cose sembrano oscure. Ma con calma e in silenzio, allo stesso modo, qualcosa d'altro sta accadendo dietro le quinte. Sta avendo luogo una rivoluzione interiore ed alcuni individui sono chiamati verso una luce superiore. È una rivoluzione silente. Dall'interiorità verso l'esterno. Dal basso verso l'alto. È l'operazione globale, una cospirazione spirituale. Ci sono cellule dormenti in ogni nazione sul pianeta. Non ci vedrete in tv, non ci leggerete sui giornali, non ci sentirete in radio, non cerchiamo gloria, non vestiamo uniformi. Veniamo in tutte le forme e misure, colori e stili. Molti di noi lavorano in modo anonimo, lavoriamo in silenzio dietro le quinte. In ogni paese e cultura del mondo, in ogni città piccola o grande, in montagne e vallate, in fattorie e villaggi, in tribù e isole remote, potreste passare accanto ad uno di noi per strada e non notarci affatto. Ci muoviamo in segreto, restiamo dietro le quinte. A noi non interessa a chi va il credito finale, ma ci interessa semplicemente che il lavoro venga fatto. A volte ci incrociamo per strada. Ci facciamo un cenno in silenzio e continuiamo sul nostro cammino. Durante il giorno molti di noi fingono di avere delle occupazioni normali, ma dietro la falsa facciata, di notte è dove avviene il vero lavoro. Alcuni ci chiamano l'esercito dei coscienti. Stiamo lentamente creando il nuovo mondo con il potere delle nostre menti e dei nostri cuori. Seguiamo con passione e gioia. I nostri ordini giungono dall'intelligenza spirituale centrale. Lanciamo bombe di amore delicate e segrete quando nessuno guarda. Poesie, abbracci, musica, fotografia, film, parole gentili, sorrisi, meditazione e preghiera, danza, attivismo sociale, casuali atti di gentilezza, siti, blog, ognuno di noi esprime se stesso nel suo modo esclusivo, con i suoi propri talenti e doni. Sì, il cambiamento. Che vuoi vedere nel mondo? Questo è il motto che colma i nostri cuori. Sappiamo che questo è il solo modo in cui la vera trasformazione accade. Sappiamo che in silenzio e umilmente abbiamo il potere di tutti gli oceani messi insieme. Il nostro lavoro è lento e meticoloso, come la formazione delle montagne, non è nemmeno visibile di primo acchito. Tuttavia, in questo modo si muoveranno intere placche tettoniche nei prossimi secoli. L'amore è la nuova religione del ventunesimo secolo. Non dovete essere una persona particolarmente colta o avere una conoscenza eccezionale per comprenderlo. Giunge dall'intelligenza del cuore, incastrata nel battito evolutivo senza tempo, di tutti gli esseri umani. Sì, il cambiamento. Che vuoi vedere nel mondo? Nessun altro può farlo per te. Stiamo assumendo nuove leve, forse ti unirai a noi, o lo hai già fatto. Tutti sono i benvenuti. La porta è aperta, con tanto amore, tratto da, la chiave, creato da, Spirito libero Vincenzo.